Gentili telespettatori, bentrovati. Come vedete, oggi sono in tenuta abbastanza estiva, ma soprattutto promozionale. Ne approfitto prima di salutare il direttore della BCC di Aquara, Antonio Marino, con il quale ogni settimana facciamo la nostra rubrica sull'economia. Direttore, bentrovato. Buongiorno, buongiorno. E poi subito, ecco, vado al dunque, vedete la maglietta che sponsorizza il Castellabate Film Festival che partirà dal 19 al 24 luglio e che la BCC di Aquara ha sostenuto fortemente. E voglio cominciare proprio dalle iniziative per le associazioni del territorio, direttore della vostra banca, sempre presente, sempre a sostegno di iniziative importanti. Sai, bello vedere questa iniziativa del Castellabate Film Festival, no? Perché Castellabate ha un debito col cinema, essendo stata fortunata ad aver fatto assistere tutti noi a questo Benvenuti al Sud. E quindi ha un debito col cinema. È giusto che faccia questa iniziativa anche perché dopo tanti anni si riparla di cinema a Castellabate e penso che sia un fatto positivo. Dovremmo quasi dire scusate il ritardo, bisognava anche farlo prima, evidentemente, però meglio tardi che mai, insomma, ecco. Quindi mi sembra una bella cosa tornare sul set a Castellabate. Allora, io ne approfitto, direttore, per parlare anche di giovani, perché poi il Castellabate Film Festival raggrupperà tanti giovani del territorio, promuoverà film internazionali, ma tutto questo si fa sempre in virtù di un futuro giovane del nostro territorio, lo stesso futuro che la BCC di Aquara ha dedicato con l'iniziativa del 15 di luglio prossimo, Next Generation Digitale e Green Economy. Ecco, che cosa accadrà quel giorno presso la località Cerro di Capaccio Pestum alle ore 19? Le ore 19 nel piazzale retrostante della banca, nell'ampio piazzale che abbiamo qui, spero di incontrare tanti giovani perché questa iniziativa è promossa dall'associazione BCC Aquara Giovani e quindi speriamo che vengano in tanti perché l'iniziativa verte sul seguente tema: l'Italia vista dai giovani. E oggi il rapporto tra Italia e giovani è un rapporto importante perché l'Italia ha una situazione sicuramente economicamente non brillante, per cui le scelte fatte oggi si andranno a ripercuotere automaticamente sui giovani, quindi i giovani sono destinatari in futuro di quella che è l'Italia di oggi, insomma. Quindi anche dobbiamo stare attenti al loro giudizio, alle loro prese di posizione, spero che siano tante, però la speranza nostra sono i giovani. Ecco, quindi è giusto che la nuova generazione, New Generation, no, la nuova generazione si faccia prenda consapevolezza di questa loro funzione. Ecco, ne approfitto anche nel chiederti sui tuoi dipendenti, sembra che anche loro abbiano insomma un'età media molto giovane, quindi i dipendenti della BCC di Aquara, che devo dire sono simpaticissimi e sempre accomodanti. Lo dico perché nelle varie riunioni che abbiamo fatto, nei bilanci, soprattutto nelle feste finali, ultimamente, causa Covid, non ci siamo potuti insomma confrontare, però in passato, perché ormai da tempo, no, la BCC di Aquara supporta anche Cilento Channel, in passato ho avuto modo di conoscerli. Quindi anche questa, direttore, è una scelta ben mirata verso i giovani. Tutti siamo stati giovani un tempo, quindi i giovani hanno più energia, hanno più idee, hanno più dinamismo e quindi è giusto per un'azienda che vuole essere dinamica puntare sui giovani, partire dai giovani. Noi ne abbiamo tanti e devo dire che stanno tutti qui con grande merito e soprattutto con grande spirito di appartenenza all'azienda, che è la cosa fondamentale, che fa onore a loro, a noi e a tutti quanti.
quindi è stata una scelta giusta, a mio modesto avviso, che ci sta ripagando abbondantemente. I giovani sono più dinamici, hanno più energie, quindi è giusto che sia così. Ecco, hai tirato le somme del primo semestre 2021 al 30 giugno. Come sono i dati della BCC di Acquara, soprattutto secondo me grazie ai giovani, no? Sempre questo argomento che inseriamo in tutte le nostre, diciamo, iniziative. Loro hanno e sono il motore portante di questa realtà, quindi come sono i conti, direttore? Devo dire che i dati al 30 giugno sono buoni, perché per la prima volta la raccolta, cioè i depositi, hanno superato la cifra dei 400 milioni di euro. Siamo a 407 milioni e mezzo tra raccolta diretta e indiretta, ma noi di raccolta indiretta ne abbiamo pochissimo, appena 15-16 milioni, quindi è poca cosa. C'è stato un incremento dell'8,5%, che su base annua saremmo al 16 e qualche cosa, quindi una crescita notevole della raccolta. Questo significa che ancora oggi la ripresa economica non c'è, perché la gente continua a farsi guidare, diciamo, dalla voglia di tenere i soldi da parte, perché non sappiamo che succederà domani. Insomma, questa è la chiave di lettura, diciamo, sociologica dell'aumento della raccolta. Sul tema dei prestiti alla clientela, quindi i cosiddetti impieghi, abbiamo avuto una crescita del 3%, circa 8 milioni la crescita, però se consideriamo tutti i rimborsi che ci sono stati in questo periodo, quindi tutte le rate di mutuo che sono state pagate, cioè, quindi vuol dire che la crescita sostanziale è molto più grossa, però va bene così, perché adesso che l'Italia si sta riprendendo, si è rimessa in moto. Ieri si parlava addirittura di un più 5% di crescita del PIL. Insomma, se da qua a fine anno ci sarà una crescita più sostanziosa, è chiaro che anche i prestiti, gli impieghi aumenteranno. Poi per il resto dobbiamo registrare solo il fatto che i conti correnti ormai sono a un basso, mancano 200 conti per arrivare a 20.000 conti correnti. 20.000 sono tantissimi, insomma, quindi vuol dire che stiamo andando bene avanti. Il numero dei clienti pure è aumentato, siamo oltre i 36.000 ormai, e le sofferenze lorde sono diminuite, perché abbiamo fatto un'operazione di write-off, ne abbiamo parlato altre volte, cioè le abbiamo cancellate, ma non abbiamo svenduto i clienti a queste società voraci che sono intorno e che fanno affari sui crediti anomali. Queste sono sommicabili cifre che sono buone, però tenete presente che noi siamo forse l'unica banca in Campania che non ha mai fatto fusione, l'unica banca di credito cooperativo che non ha fatto fusioni, quindi se qualche altra presenta numeri più sostanziosi è perché è frutto anche di tante fusioni che vanno facendo. Insomma, noi siamo ancora da soli, e quindi questo non significa che siamo contro le fusioni o che siamo contro, diciamo, i matrimoni bancari, è che voglio dire, fin quando riusciamo ad evitarli e conservare la nostra omogeneità, insomma, lo facciamo, anche perché poi, anche se fai una fusione, cresci pure, ma resti comunque piccolo, quindi non è che fai un salto di categoria, quindi in effetti resti più o meno quello che è, solo che prendi più problemi che non soluzioni. Quindi non è il fatto di avere qualche milione in più e in meno, la cosa importante è avere una banca sana, che è la prima cosa. Molto bene, direttore, ti ringrazio allora con il tuo intervento consueto, sempre preciso, insomma, ci spieghi nei minimi dettagli che cos'è l'economia, è materia abbastanza complessa, però con te, devo dire la verità, riesco sempre ad imparare qualcosa in più.
Grazie, sei un bravo alunno. Direttore, ci vediamo la settimana prossima, ricordando l'appuntamento anche della BCC di Aquara del 15. Forza Giovani. Va bene, grazie, ciao.